di base è spesso che quanto poco possa conoscere della medicina specialistica, però è quello che ti conosce di più, certo, quello che ha la possibilità di te comparlare, certo, spesso con lo specialista vai, hai un tempo limitato, certo, ma il tuo medico di base nell'ambito del tempo, dei giorni, dei mesi, ti dà la possibilità di colloquiare, e questo colloquio come dire, genera un terreno certo, di studio da parte del medico di base, che sicuramente è quello che capirà prima di tutto quale può essere, o meglio dare un'indicazione diagnostica è fondamentale, sì, poi non tutti siamo dei geni, però voglio dire questo aspetto deve essere non solo potenziato, ma deve essere stimolato anche da parte delle strutture specialistiche, perché il medico di base sta alla base proprio della salute dell'utente paziente, chiamiamolo come vogliamo. Comunque, quello che lei ha detto prima, professore, parlando del percorso benessere donna, introduce un grosso capitolo della medicina, che è quella della medicina metabolica, in particolare di quello che è il colesterolo, che noi spesso quando parliamo diciamo abbiamo il colesterolo cattivo, abbiamo il colesterolo buono, ma abbiamo anche l'indice di colesterolo, perché dobbiamo sapere che non necessariamente un valore alto di uno e un valore di quest'altro dà degli indici che possono essere dannosi, proprio che è fondamentale per capire come, quando e in che modo questo colesterolo può agire. Sappiamo tutti che è il primo responsabile dell'insorgenza di quello che è l'ateroma, però è anche vero che a noi interessa ancora di più questo aspetto nella donna, così diciamo intorno ai 50 anni menopausa, perché c'è un rallentamento del metabolismo. Come, professore, questo sistema di rallentamento del metabolismo può agire a livello del metabolismo e del colesterolo stesso, soprattutto per quanto riguarda il cosiddetto cattivo, e che influenze può avere in quella che è poi il sistema arterioso o cardiocircolatorio nella donna? Sì, certamente gli estrogeni, come dicevo, che hanno un'azione di abbassare di tenere la pressione arteriosa normale, perché hanno un'azione calcio antagonista, come certi antipertensivi. Abbiamo gli antipertensivi ACE inibitori o i sartanici, poi abbiamo i calcio, le principali famiglie calcio antagonisti, ossia dilatano la tunica muscolare dell'arteria, e quindi l'arteria è più elastica, ma anche abbassano il colesterolo, tengono il colesterolo sia nel suo totale, ma anche voi sapete c'è il colesterolo totale, poi l'HDL, LDL. L'HDL è quello buono, che deve essere sopra i 50, LDL invece è quello che vi ho detto cattivo. Quindi vi do anche una buona notizia: uno che abbia un 230-240 di colesterolo, però andate a guardare l'HDL, esatto, se ha più di 50 di HDL già è coperto. Quindi chiedere sempre, e adesso vedo che la fana stragrande si fa sempre, colesterolo totale, ma anche colesterolo HDL, LDL. Quando vedete il numeretto, l'asterisco sul colesterolo totale, però guardate un altro asterisco sull'HDL, magari significa che è fuori norma, nel senso positivo del termine, che è alto, quindi state tranquilli. E qui entriamo nel campo della... allora, appunto, essendoci questa deprivazione in pochi mesi degli estrogeni, c'è questo, ma teniamo presente che ci sono altri fattori, certo, lo stile di vita, certo, lo stile di vita, il fumo. Io dico subito, questa mattina, posso dirlo, entrando qui, siccome sono arrivato in anticipo, chi ho visto fuori fumare? Due donne di questo grosso edificio, quindi molto probabilmente, sicuramente non erano di questo studio televisivo, no, perché ho visto altri studi erano due donne giovani che fumavano fuori. Uomini se ne vedono sempre meno, di donne sempre di più, ma ragazzine, vi invito, quando siete in città, nei paesi, guardiamo anche nei pullman, non so se nei pullman si possa fumare, ma fuori per la strada vedete le ragazzine, i ragazzi non fumano più. Purtroppo i ragazzi poi passano al bere della campagna che stiamo facendo con Rotary, di prevenzione dell'abuso dell'alcolismo negli adolescenti e nei giovani, le ragazze, ma il danno che si fa, sappiate che il danno che si fa è un danno, è un minimo, ma anche una sigaretta fa danno. Ed c'è un bellissimo esperimento che si può ripetere, ovviamente in un laboratorio, ma una cosa molto normale: si mette una cuffietta a livello
di un dito, fumando una sigaretta, noi con questa cuffietta qui, cioè collegata con i trasduttori, e mi dà un'onda, per cui l'onda dell'onda cosiddetta onda sfimmica del sangue a dito, che poi si vede che ha una sua caratteristica. Ogni colpo, ogni battito cardiaco, mostra che il sangue arriva anche qui. Uno fumando può vedere in diretta, vedete, sì, che l'onda è impressionante, eh? Si vede che l'onda, cosiddetta onda sfimmica, questa qua, invece di essere alta così, è più piccola ancora. Questo dà un'idea della pericolosità. Quindi il fumo, l'alimentazione, io dico sempre, guardate nei ristoranti quando si va a mangiare, i nostri piacevolissimi, ottimi ristoranti a Padova e anche nei Colli, guardate la gente, proprio non il mangiare, non ancora. Magari poi quello che proprio mangio senza, io dico, non si tratta di non mangiare, si tratta di scegliere i cibi, quelli meno bravi, senza poi arrivare i dolci che tirano su. Devo interromperlo un attimo, perché ormai noi ci stiamo avviando verso l'ultimo quarto d'ora e abbiamo la necessità di parlare di quello che lo abbiamo accennato con le reteste, ma abbiamo da dire altre cose per quanto riguarda l'aspetto della tecnologia introdotta in medicina, con quella che è la cosiddetta telemedicina, ma ancor più con quella che definiamo meglio telecardiologia, perché poi è la telemedicina applicata alla cardiologia attraverso l'utilizzo di strumenti che permettono di monitorare, di controllare perfettamente l'attività cardiaca, e lei adesso ci spiegherà come, in che modo e quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione. Quindi la mia domanda è, nell'ambito della telemedicina, in telecardiologia, che cosa abbiamo di nuovo? Abbiamo delle assolute novità e ho il piacere di mostrarlo nella vostra in questa sede, nella vostra emittente, in prima nazionale, questo magico apparecchietto, nel senso, vedete, questo sono 37 grammi di peso, guardate lo spessore, guardate lo spessore di 3-4 mm, non di più, e vedete, queste sono due cose che si può portare al collo, due gancetti, si porta al collo e sotto la camicia. Io adesso lo rimetto di nuovo qua, così posso spiegare con la penna biro, e così vedete anche le dimensioni. Questo è un ECG per via transtelefonica, che si può, uno lo tiene sotto il petto, ha quattro elettrodi dietro. In caso di aritmie, questo, il paziente preme questo record, vedete, e può prendere, memorizzare, viene fuori una traccia elettrocardiografica, può memorizzare fino a 3 minuti in tre fasi successive, vedete, record. Poi questo noi vogliamo trasmettere a un centro, c'è un centro 24 ore su 24, in tempo reale, tramite il cellulare, oppure tramite un apparecchio fisso, quindi il cellulare ormai ce l'hanno tutti quanti, chi addirittura hanno due cellulari in tasca, vedete, send, spedisce i dati, e questo vedete questi forellini qui, perché appoggia a 2 centimetri dal cellulare o dal telefono fisso, invia i dati acquisiti, che vengono decrepitati dal centro, e che li mandi in tempo reale, frazioni di secondo, al mio servizio di cardiologia, dove noi vediamo quasi un'email, si vede l'elettrocardiogramma, proprio la cattura anche qui l'arro finché ruba, se ha avuto aritmie, se ha avuto periodo di blocco atrioventricolare, e si vede proprio in maniera chiarissima, come se vi arrivasse un'email, proprio come fosse scritto, invece di essere scritto, caro Giovanni, come stai, caro Mario, ti invio questa, qui c'è l'elettrocardiogramma del paziente, è qualcosa di fantastico, e quindi col cellulare in tasca uno può essere, quello che dico sempre io, in Australia, sul K2, dove vuole, basta che abbia il cellulare che capta, che può inviare i dati. Ma non solo, questo viene fatto facendo un numero dietro che ho coperto per... Non vogliamo fare pubblicità a nessuno, vogliamo fare pubblicità solamente al tipo di tecnologia. Può fare facendo un numero, ma non solo facendo un numero già...